Ciao a tutti ragazzi e benvenuti ad un nuovo episodio di K-News. Quest'oggi purtroppo non ci sarà una giornata mondiale, quindi stavo pensando: ma perché non rendiamo il 7 maggio la giornata mondiale del K-Pop? Che idea, grazie, idea geniale. Boh, funzionerà così? Cioè, in senso, uno dice voglio fare la giornata mondiale, quel giorno lì la gente esulta, bello, wow, che figata, e diventa giornata mondiale? Boh, vabbè, io ci ho provato, se poi prende piede sappiate che l'ho inventato io, ci sono anche le prove perché c'è questo video. Comunque oggi giornata mondiale del K-pop e quindi non possiamo far altro che onorarla con le nostre K-news e quindi iniziamo subito a sentire le notizie più importanti della settimana. La settimana appena trascorsa è stata particolarmente ricca dal punto di vista degli annunci di nuovi attesissimi comeback. Uno di questi è senza dubbio quello delle Twice, in uscita la seconda settimana di giugno. Si intitola Taste of Love e ci sembra già di poterne sentire il gusto. Dal titolo e dall'immagine che mostra sedie e tavolini all'aperto, sa di singolo estivo e d'amore, pronto a farci sognare durante i mesi caldi. Dopotutto lo sappiamo che le Twice sono da sempre il nostro refrigerio nel periodo più torrido. Provate a prendere solo la seconda metà del nome? Rimanendo in tema comeback, anche i Monsta X hanno rivelato la data del proprio ritorno con un'immagine teaser sul proprio account Twitter. Hanno annunciato l'uscita di un nuovo mini album intitolato One of a Kind per il 1° di giugno. Il lavoro fa seguito, 7 mesi dopo, a Fatal Love, disco nel quale era contenuto il brano Love Killa, che ha contribuito ad animare il nostro inverno. Quali bombe avranno in serbo per noi ragazzi della Starship? Terza notizia, terzo attesissimo ritorno. Questa volta tocca ai TXT che abbiamo messo dopo i primi due ma che in realtà torneranno prima. La Hype Labels, che non mi sono ancora abituato a chiamare così, ha annunciato che i 5 fratelli minori dei BTS faranno uscire un nuovo album lunedì 31 maggio alle ore 10 italiane. Si intitolerà The Chaos Chapter Freeze. Ehi? Ok, adesso come si fa? Si dice unfreeze? Ok, scongelati? Dai, riparti. Ok, scusate. Comunque, visto il titolo, speriamo porti tanta freschezza alle nostre giornate. Passiamo ora a un gruppo il cui ultimo album è già uscito da quasi un mese, ma che sta ottenendo un successo forse addirittura al di sopra delle aspettative. Stiamo parlando delle Stacey e del loro lavoro Stay Dom, pubblicato l'8 aprile. Alla fine della scorsa settimana l'album ha superato le 50.000 copie fisiche vendute, diventando così il primo girl group rookie del biennio 2020-2021 a ottenere questo risultato. Merito anche del successo di ASAP, il loro ultimo brano velocemente entrato nella testa di tutti i fan. A soli 6 mesi dal loro debutto con So Bad, queste 6 ragazze fanno sperare davvero bene per il proseguo della loro carriera. Proseguiamo facendo i nostri complimenti a Jihoo, una delle 2 ragazze dei Card, gruppo misto formato da 4 membri. In questo caso la musica c'entra poco. Il traguardo raggiunto riguarda una card molto speciale, ovvero la patente di guida. Il 28 aprile Jihoo ha sostenuto e superato con successo l'esame pratico, condividendo poi sui social la propria gioia per la promozione. Brindiamo con te. Tu però stai attenta, non esagerare che ora che guidi devi restare sobria. Prosegue la dominazione del mondo degli incontabili NCT. La subunity NCT Dream infatti ha fatto registrare un nuovo incredibile risultato. A pochi giorni dall'uscita del primo full album Hot Sauce, che verrà rilasciato lunedì, si contano già più di 1 milione di preordini. E qui Simon ha messo una battuta talmente divertente su Jerry Scott, il milionario e 1 milione di preordini, che non la farò perché comunque un po' di amor proprio ce l'ho ancora. Ma passiamo, visto che ne stavamo parlando, al nostro amico Simon e ci parlerà di quello che accade oggi, magari qualche anno fa. Simon, a te la linea. Amici, ciao a tutti, come state? Ben ritrovati in una nuova puntata di Accadde Oggi. Questa settimana stiamo per fare qualcosa di mai visto su questo canale. Ma che dico su questo canale? Su YouTube Italia. Ma che dico su YouTube Italia? Nel mondo. In una frazione di secondo, infatti, voliamo a Seoul il 7 maggio del 1991. Non siamo mai andati così indietro in questa rubrica, non ero neanche nato, ma fidatevi, stiamo per fare qualcosa di incredibile. Quel giorno di primavera, infatti, veniva alla luce un bimbo chiamato Osung. Probabilmente, detto così, non vi dice nulla, ma quel bambino, nel tempo, è cresciuto. Ha iniziato a rappare e nel 2015 ha debuttato nel mondo del K-pop con il nome di Justice. Il 14 giugno 2016 è uscito il suo primo album Too Many Homes for One Kid, dopodiché sono arrivate per lo più collaborazioni con altri artisti.
Una delle ultime centrata particolarmente nel cuore, facendoci scatenare per tutto l'inverno. Vi dice nulla VVS? Fare gli auguri per il 30° compleanno, con questo accadde oggi, è uno dei nostri ringraziamenti. E ringraziamo il nostro Simon come sempre, che potrete ritrovare il venerdì sera nelle nostre dirette Twitch durante il K-Late Talk, quella mezz'ora in cui chiacchieriamo del più e del meno insieme ai nostri ascoltatori. Io vi saluto e vi invito alla prossima settimana sempre a seguire le nostre fantastiche K-News, sperando di avervi portato un po' di allegria e di divertimento. Ciao a tutti e grazie!